I libri nell'ultimo abbraccio di Gian Ettore Gassani, la storia di 5 orfani ucraini. Sentiamo Lisa Marzoli. Un intreccio di storie vere, di adozioni avvenute in un momento storico drammatico per l'Ucraina, all'indomani del disastro di Chernobyl. Migliaia di bambini arrivati nelle famiglie italiane per affidi temporanei, poi divenuti definitivi. Nel libro L'ultimo abbraccio dell'avvocato Gian Ettore Gassani, la sua esperienza di avvocato di famiglia, che ha seguito da vicino decine di casi qui romanzati. Protagonista un immaginario ebreo polacco, Dmitry Wozniak. Il libro parte con Dmitry che riceve una lettera, in questa lettera una foto, da lì una sorta di epifania. Cosa accade nella sua vita? Dmitry era scampato ai campi di concentramento nel 40, perde i genitori, entra in un orfanotrofio e poi in quell'orfanotrofio, dopo tanti anni, si metterà a cura di 5 bambini senza speranze e li accompagnerà alla rinascita, alla via d'uscita. Ecco perché è una storia potente, una storia che fa capire che nella vita bisogna sapersi rialzare, che non è mai finita fino a quando non finisce la vita.